Sono Raimondo Dore. Ho iniziato a suonare da giovanissimo perché papà era un maestro di banda, quindi insegnava gli alunni, faceva tutto quello che c'era da fare all'interno della banda e mi ricordo questo particolare che col solfeggio praticamente Babbo lavorava la pelle, quindi dava il ritmo col martello, e questo è un ricordo che ho proprio infantile. E poi man mano ho studiato, ho fatto il conservatorio, prima l'istituto musicale, poi il conservatorio, cioè tutto il percorso che insomma che c'era da fare. Vanghero c'ho bei ricordi, ho diretto una banda che mi ricordo si suonava qualsiasi musica. Sono stati i primi a suonare del jazz, una banda che suonava dal jazz in quel periodo dove non c'era, suonavano la Vedova Allegra, suonavano pezzi d'opera, suonavano tante cose. E quindi ho cercato di cambiarla per dare molti dei miei alunni, poi chi si è diplomato, chi ha fatto delle cose, sono tutti, quasi tutti musicisti, perché suonare è un amore, suonare se non c'è l'amore, cosa suoni? Non è, cioè, va bene il mestiere, va bene le cose, però rilassiamoci, amiamo le cose che facciamo, insomma. E un po' è questo che ho cercato di insegnare a chi mi è stato vicino, insomma, perché non li considero neanche alunni, amici, ecco. E niente, adesso mi trovo a suonare, faccio altre cose, suono con un trio che sto bene, con Salvatore Maltana e Massimo, tutti insieme, e facciamo un disco che è in uscita adesso, praticamente lunedì, martedì è già in commercio, si chiama Trama. Trama perché trama? Perché la mia vita è una trama, parto da una qualsiasi musica, che può essere la mia o può essere anche dell'altro. Io nel disco suono anche Mozart, suono Bach, suono Chopin, e poi li apro, li elaboro. Nel trio sarà formato con Salvatore Maltana, ci sarà Massimo Russino, due grandi musicisti che io stimo molto, batteria e contrabbasso, quindi, che poi conoscete già. E niente, quindi per dare motivo di esistere a una musica colta, che però poi si apre e si arriva all'improvvisazione e tutto poi si raccorda. Quindi trama, quindi tramare, non tramare nel senso, trama nel senso un filo conduttore che tesse una tela, che poi via via si elabora, sino ad arrivare al mio discorso. E va bene, sono contento, questa città mi piace moltissimo e c'è un grande fermento musicale. Comunque Alghero è un grosso fermento musicale, soprattutto ultimamente vedo molta gente, molti ragazzi interessati alla musica, cioè, insomma, sono proprio felice di abitare in questo posto e di dare ancora con la mia possibilità qualcosa a questa città. Vi ringrazio.